Siamo con il presidente Roda in quel di Amatrice, Coppa del Mondo di Schirol. Ecco, presidente, l'importanza anche di ripartire da una località come Amatrice. Sì, io penso che sia un segnale importante. Già lo scorso anno avevamo pensato, no, fra Rieti, Amatrice, Terminillo, ma il fatto proprio di Amatrice è particolare perché vorremmo riportare un po' di attenzione su questa località, perché in effetti venendo qua sulla strada ti si chiude un po' il cuore, no? Vedi ancora tante macerie, ossia non proprio tantissimi interventi, no? E questo dispiace tanto se pensiamo che sono passati tanti anni. Quindi questo deve essere un modo anche proprio per ridare un po' di visibilità e quindi fare anche pensare alle persone che forse qui bisognerebbe avere un po' più di attenzione. Vediamo anche qui la cultura marina, anche quella culinaria, ma anche quella sportiva possono aiutare una località a riprendersi, insomma, dopo un terremoto che, insomma, è stato drammatico. Ma io penso di sì, perché lo sport, diciamo, dovrebbe unire le persone, quindi dovrebbe far vedere di quello che è rispetto delle regole in particolar modo. E quindi anche qui forse certe regole bisognerebbe rispettarle un po' di più, forse rispettare un po' di più la gente di Amatrice in particolar modo, ma diciamo di tutta questa zona colpita dal terremoto. L'importanza nel mondo fisi dell'Appennino. Di solito siamo abituati a incontrarci ovviamente sulle Alpi, per gare sci di fondo, biathlon nel nostro caso. Ecco, invece portare anche gare internazionali oltre che nazionali sugli Appennini. Beh, è fondamentale, sicuramente che bisogna anche capire che tipo di gare, perché bisogna avere le condizioni, bisogna avere, diciamo, chi anche organizza, perché non è sempre tutto semplice. In effetti anche qua dobbiamo ringraziare gli amici del Trentino che stanno dando una grossa mano, diciamo, in questa organizzazione. E questo è fondamentale perché questo anche crea un po' di cultura di questo sport e quindi può essere un aiuto per un domani. Quindi un domani sicuramente l'organizzazione potrà funzionare, diciamo, da soli. Però l'Appennino è importantissimo tenerlo presente. Noi come federazione abbiamo lavorato abbastanza negli ultimi anni, diciamo, con i comitati proprio per dare anche un supporto dei tecnici dedicati all'Appennino, sia nello sci alpino che nel nordico. Proprio perché? Perché dobbiamo aiutare queste località, quindi tutte le località dell'Appennino, a tornare a un certo livello. E dobbiamo dire che è cresciuto molto negli ultimi anni l'Appennino, a livello, diciamo, anche di risultati. Quindi stanno arrivando anche, diciamo, un po' tutte le località al livello, diciamo, medio delle Alpi. E questo è molto importante. Perché non dimentichiamoci che dall'Appennino, insomma, lei sa bene, sono arrivati anche grandi campioni. Beh, io sono appenninico anch'io, no? Poi abbiamo avuto veramente i grandi campioni, pensiamo Zeno Colò, Tomba, Razzoli, quindi queste sono tutte medaglie olimpiche. L'ultima cosa sullo Schirol, l'importanza che questa disciplina ha per la fisica. Beh, questa è una disciplina che ha una doppia valenza. Sicuramente sappiamo benissimo quanto valore ha per la preparazione del nordico estivo, no? Perché in poche parole è lo sci nordico estivo lo Schirol, no? Però allo stesso tempo questo qui ci dà la possibilità di fare manifestazioni in località che forse è inimmaginabile. E quindi questo è molto importante. La nostra federazione che riesce ad allungare veramente questa stagionalità, e questo è fondamentale. Quindi oggi siamo qua e avremo tre manifestazioni importanti, quindi a pochissimi, diciamo, chilometri da Roma, in una località che ha bisogno veramente di essere anche di richiamata come sviluppo.